Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video, un video che sarà un mix tra l'unboxing e una review. Finalmente è arrivata la mia nuova TV 75 pollici, si tratta di un QNED 82 di LG, con cui questo video è realizzato in collaborazione, e ho ripreso anche il momento in cui mi è arrivato e l'ho cercato di unboxare, perché è una roba che da solo non si può fare, c'era Giamma che mi ha dato una mano. Quando si parla di una TV così grande è sempre meglio fare le cose in più persone, perché altrimenti il rischio di farla cadere è elevato e vogliamo evitarla come cosa, vogliamo evitarla. È arrivato il nuovo televisore, 1,89 m di diagonale. C'è anche il buon Giamma. Ciao a tutti. Che mi darà una mano. Essenziale. Essenziale sì. Aspetta, io però non ho una forbice qui, mi prendo un coltello. Però la vera domanda è: come si unboxa una roba del genere? Perché di solito c'è un modo per unboxarlo nella maniera più corretta. Un cinema diventa questo studio, altro che. Basta che non affondi nella TV, per favore. Dovete sapere, ragazzi, che l'altro giorno Giamma ha provato a darmi fuoco a casa. Cioè, ha infilato un asciuco di forza dentro una presa piccolina. Cioè, è una cosa, cioè, quasi criminale. Potrebbe essere intesa come uno sketch. Ok, questo penso che si possa levare. Allora, riesci a spostarla leggermente in avanti? Certo. Ancora un po'? Lascia. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Dav. Ce l'ho fatta. Dav, già. Ora, calma, perché qua è un secondo fare un casino. Boia, ora è la parte più difficile. Ok. Ora, alzalo un po'. Sì, ancora un po' a destra. Ancora a destra? Leggermente. Non credo che sarà un video neanche troppo lungo, comunque vi lascio in descrizione tutte le informazioni sul QNED82 se siete curiosi e volete saperne di più. Anche perché, diciamolo, non sono il più grande recensore che questa piattaforma abbia mai visto. Ma detto questo, perché ho scelto proprio il QNED82? Beh, in primis, questo modello nella versione 75 pollici entra perfettamente nello spazio che avevo dedicato alla regia, ma non solo, ha tutta una serie di vantaggi tecnologici che per me sono importanti. In primo luogo c'è un'innovazione rispetto alla tecnologia LCD e la backlight del televisore combina due tecnologie, cioè NanoCell e Quantum Dot, e il risultato è una brillantezza del colore generalmente molto viva, un colore molto vivace. La luminosità è più elevata. Quando si parla di un monitor così grande è importante che la tecnologia vada di pari passo, altrimenti ti ritrovi con, va bene, lo schermo grande, però la qualità dell'immagine non rispecchia uno standard decente. Invece con questa nuova tecnologia di LG QNED è il compromesso perfetto, soprattutto perché è in combinazione con un processore all'interno del QNED82 davvero potente. Si tratta della Alpha 7, che è un processore 4K di sesta generazione con il supporto all'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Che la tecnologia QNED insieme a questo processore 4K con la possibilità di intelligenza artificiale sono forgiati all'interno del televisore e consentono al sistema di utilizzare il deep learning per confrontare diverse impostazioni sia per quanto riguarda il video sia per quanto riguarda l'audio, e migliora la resa effettiva che hai tu poi ai tuoi occhi. C'è tutto un gioco soprattutto con il contrasto, ho notato, quindi quando vai a vedere alcuni contenuti che magari nel file originale hanno un nero che non è propriamente nero ma magari è quel grigio scuro, comunque ci sono degli aloni in generale, tramite il deep learning, tramite questo processore 4K con intelligenza artificiale rende le parti nere più nere e fa spiccare invece il soggetto o le parti colorate. Il telecomando è molto semplice, ci sono tutta una serie di tasti comodi per collegarsi chiaramente a Netflix, Prime Video, c'è cioè Disney Plus, Rakuten, molto comodo anche perché c'è il cursore, quindi muovendo il Magic Remote in realtà muovo anche il cursore sullo schermo, ed è comodo perché al posto di cliccare 8000 tasti per digitare sulla tastiera puoi muoverti per l'appunto in questo modo e cliccare sulla tastiera, quindi è più rapido. Il sistema operativo è webOS e lo sto usando in questo momento dietro la telecamera, ed è molto reattivo sia perché, come vi dicevo, con il Magic Remote ci si può muovere usando il cursore e non per forza
forza con le freccette, ma ci sono tutta una serie di funzioni che sono propriamente comode, tra cui l'accesso rapido a tutta una serie di applicazioni, ma anche delle quick card con cui puoi entrare in una determinata modalità, chiamiamolo così. C'hai l'opzione home office con cui puoi collegare lo schermo del tuo computer e usare questo QNO82, sono 75 pollici praticamente di TV che diventano un monitor del computer con una risoluzione altissima che tanto male non è. C'hai la card per la musica, c'è la card per usarlo come diciamo hub di gestione della tua casa smart, quindi non so se c'hai le lampadine oppure le persiane che se la sono da sole, e quindi puoi usare tutta la tua catena di Internet of Things, di IoT. Poi in particolare sul QND82 c'è molta enfasi sulla parte di videogioco. Questa cosa si chiama Game Optimizer, e quindi in base al gioco che stai avviando, che stai usando, potrai avere delle impostazioni d'uso diverse, e ci sta, perché se ci ragioni, ad esempio sto giocando a Minecraft, capito, sto chillando, ho bisogno di determinate impostazioni grafiche, magari c'ho anche le shaders attive, quindi voglio una certa regolazione e calibrazione del QND82, altrimenti metti caso sto giocando a Call of Duty o a FIFA, diversi giochi hanno bisogno di diverse impostazioni, e con il Game Optimizer fa tutto il televisore. In più c'è anche il cloud gaming. Ora il cloud gaming ci possiamo provare, ma non ho il controller, capito, con me, e quindi non posso, cioè non mi sento di parlarne troppo perché non l'ho provato. Però esiste quest'app che si chiama Nvidia GeForce Now, e tramite il cloud trasforma la TV non solamente in un grandissimo monitor, ma anche proprio in un mezzo per giocare al videogioco. Hai solamente bisogno poi chiaramente di un mezzo di controllo, quindi che sia il controller per l'appunto, non lo so, mouse e tastiera, a seconda del gioco, a seconda della piattaforma. E questo è quanto. Se volete maggiori informazioni sul QND82, questo televisore da 75 pollici, vi lascio il link in descrizione, così potete approfondire, ci saranno sicuramente tantissime cose che mi sono dimenticato di dire. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo contenuto. Ciao a tutti.